ragazzi, oggi siamo con Roberto Drovandi, bassista storico famoso degli Stadio. Oggi sono in concerto all'Arena di Cattolica, l'Arena della Regina di Cattolica. Diciamo, ho appena assistito al soundcheck, dopo ne vedrete una piccola parte voi. Quindi, diciamo, con l'occasione, Roberto è gentilissimo, ringrazio anche Wagner per la disponibilità che ci ha messo in comunicazione e Claudio Signorile, che anche lui mi ha dato una mano per raggiungere. Sì. Erano un po' di mesi che ci provavo, poi ci siamo riusciti. Quindi ne approfitto per farti qualche domanda, partendo un po' dagli inizi, diciamo proprio il percorso, no? Tu inizi giovanissimo, cioè molto giovane, anche l'attività professionale, diciamo, professionistica. Sì, io ho iniziato a 16 anni. 16 infatti anni. La prima curiosità è, sei figlio di famiglia d'arte, musicista in famiglia? Mia mamma cantava l'operetta che era musica leggera negli anni 40, 50. Così. E quindi questa passione? Sì, me l'ha trasmessa sicuramente mia madre. Mio padre amava solo Puccini, lui non ascoltava altro. Solo classica. Solo classica, ma Puccini proprio. Ah, solo quello. Era specializzato. Mi piaceva nient'altro. Sì, mia mamma mi ha sicuramente trasmesso questa voglia anche della musica, ma più che altro mio fratello è stato quello che, diciamo, lui ha 5 anni più di me, con la chitarra già lui suonava, faceva delle cose, io ascoltavo, infatti ho un discreto background di musica degli anni 70, cioè sono partito subito con i Led Zeppelin, uno dei miei miti è Paul Jones, ma dalle linee proprio anche per il modo di accompagnare, quello è qualcosa che mi è rimasto dentro. È stato l'imprinting? Quello è stato l'imprinting, poi dopo ovviamente ho conosciuto altri musicisti come Pastorius che mi hanno aperto un mondo, poi credo a tutti i bassisti, insomma, chi è che non è capitolato di fronte a Justin. Poi anche Miller, adesso negli anni... Direi molto, Miller ha lasciato molto. Miller mi piace molto per il fatto che è un musicista completo, è un artista completo, cioè lui non... Va bene, è chiaro che il suo strumento è lo strumento principale, perciò cerca di evidenziare, fare, è una tecnica è bellissima, cioè nel senso che a me piace molto perché non è esagerata e allo stesso tempo è pop quasi, cioè lui è un musicista che venendo da Miles Davis secondo me ha preso una cultura proprio anche pop, che Miles Davis era un jazzista ma aveva una cultura pop nel suo modo di lavorare. Cioè, pop vuol dire popolare, sì. In questo senso. Ma sono perfettamente d'accordo. Ma te lo chiedevo di Miller perché nel tuo stile, nel senso, ricorre molto. Io l'ho inserito. Pensa che io non sono strepato, ma questo si capisce. Non ho una tecnica avanzata dello Zeppo. A me piace proprio il suono. Io lavoro molto sul suono, più che sulla tecnica. Cioè, cerco di lavorare anche sulla tecnica, anche questa è tecnica, anche il suono è tecnica. Poi cerchi di lavorare sul suono, di avere un suono compatto che comunque riesca a, diciamo, amalgamare bene anche nel brano. Lavoro molto sul pezzo e proprio sul suono. Quella è la mia parte fondamentale, diciamo. Ma infatti, parlando di suono, no? Poi i ragazzi nei post sono intervenuti chiedendo, c'era uno in particolare che chiedeva, è stata carina, adesso te la evidenzio subito la domanda, no? In Diluvio Universale, no? Quell'intro che tu fai molto affettato, molto lavorato sui suoni, esatto. Quindi diciamo una visione della musica che è molto bassa, molto moderno da questo punto di vista. Come se vogliamo parlare di bassisti che mi hanno influenzato, anche Tony Levin è un altro di questi, perché è un musicista che ha fatto molta ricerca. Sono musicisti che sono un po' distanti, Miller da Tony Levin, cioè nessuno fa. Però cioè, io trovo che nel lavorare, nell'ascoltare questi musicisti, ho capito che il punto fondamentale è comunque il suono. Anche Miller lavora molto sul suono, cioè il suo suono è perfetto. Cioè, lo slap è... Poi, cioè, ci sono musicisti che sono molto più virtuosi, cioè riescono a fare delle cose anche molto più virtuose,
che secondo me più di quello che fa Miller è già più che sufficiente, diventa... chi ci arriva. Mentre Tony Levin lavora molto sul suono, sulla profondità del suono, e questo è una cosa che mi ha colpito moltissimo. E poi si rifà ovviamente ai bassisti vecchi, amo anche il bassista dei Rush, che è stata una passione successiva a John Paul Jones. Anche lui ha una tecnica pazzesca, ma più che altro anche nel suono. Diciamo, ho mischiato un po' queste cose e me le sono filtrate attraverso la mia esperienza musicale e le ho portate all'interno del gruppo. E tornando proprio al discorso dell'esperienza, no? 16 anni, inizi giovanissimo, Paolo Conte, Finardi, poi hai avuto l'esperienza con Carbone, sono stato da lì, poi dopo... ho fatto anche dei dischi, ho iniziato a fare dei dischi. Con Luca ho fatto il primo disco. La mia prima esperienza vera, diciamo, di realizzazione era Rofiero Concio Dalla, che era il produttore, e Roberto Costa, c'erano altri. E poi c'è anche un brano firmato da Gaetano. No, Fragole Buone Buone fa parte del primo album. Okay. Io ho suonato nel secondo album, Forever, dove c'è Sarà un uomo. Okay. Io suono in quel brano lì, in altri brani del disco. Okay. C'era Bruno Mariani, Mauro Gherardi e appunto c'era Lucio che era il produttore, l'avevo proprio a fianco. E un po' anche quelle cose lì contano un sacco, capito? È fortuna, cioè fortuna nel senso che poi tu approdi in varie situazioni e queste situazioni portano ad altre situazioni, conoscere musicisti, eccetera. Cioè, mi ritengo un musicista fortunato, cioè non tanto penso per la mia bravura, ma quanto per anche aver fatto un percorso con degli artisti. Amo molto la canzone, cioè io il brano lo voglio sentire, proprio produco anche, faccio delle cose a vari livelli, cioè, sia dal pop che con la tua etichetta che la mia, Prince 104. Sì, 104 faccio, diciamo, lavoro come aiuto i musicisti e gli artisti se hanno un disco e non sanno dove approdare, a indirizzarsi e non hanno idea di come fare a promuovere, a pubblicare, eccetera. Io do una mano, ovviamente faccio una scelta, cioè, di quello che a me piace, perché se piace a me io posso proporlo e lo propongo come fosse mio, come fosse la mia, uguale, nello stesso modo. Questo è il mio concetto. E non lo faccio da un punto di vista, cioè non si guadagna niente sinceramente, però mi sembra un peccato che ci siano artisti che fanno anche dei bei progetti, dischi anche realizzati con budget veramente bassi, però magari con una qualità proprio nella ricerca di quello che hanno fatto, anche nella scelta dei brani, cercando di curare nei minimi particolari queste. Io ho avuto questa esperienza con il Globo Duo, che è un duo di classica, flauto Andrea Oliva è flautista, primo flautista del Santa Cecilia, e Costanza Savarese è una chitarrista classica eccezionale con un feeling particolare sulla chitarra classica. Loro hanno fatto un disco bellissimo che io ho proposto, loro non sapevano dove come dice, sì, ma sai, la classica non ha, dico, guarda, a me non interessa, non ci guadagni niente, non è che è importante guadagnare, l'importante è l'arte, capito? Se si può diffonderla, quella bella. Con la Twins faccio questa operazione qua, poi ovviamente faccio il mio progetto. Esatto. Siamo in attesa che esca. Lavoro tutti i giorni. No, infatti, questo è vero. Allora ho detto, adesso che ho annunciato che esce nel 2016, devo farlo. Cioè, sono un po' difficile. No, io sono lungo che faccio veramente schifo, lo dico sinceramente, perché sono molto pignolo nel mio lavoro, perciò finché non è a posto, questo lo sa Roberto Barilari che lavora con me costantemente sul missaggio, sui mix e altri collaboratori che girano intorno al progetto, io cerco di fare qualcosa che sia, insomma, che mi soddisfi, prima mi deve soddisfare totalmente, se no non riesco proprio neanche a farlo sentire. Però i lavori intanto sono usciti, che sono denso, sì, denso, esce capo, perché quelli, diciamo,
verranno inseriti nel progetto, nell'album, e questo è un po' un progetto solista che non toglie nulla al gruppo, in realtà è proprio una mia esigenza da 50 anni di mettere fuori qualcosa, perché proprio sento l'esigenza di far ascoltare il mio lavoro, e non credo, insomma, di farmi qualcosa che possa andare a togliere qualcosa al gruppo. Questo lo dico perché magari c'è sempre un po' questo timore che uno vuole fare il solista, ma io non canto, suono il basso, è una cosa che faccio al limite nel disco, faccio qualche coro, capito? Però è per te, diciamo. Sì, per me, proprio una realizzazione tua personale. Sì, producendo tante cose, anche a livello così di demo, prodotto tanta musica, rimane lì nel cassetto e non sai neanche dove collocarla, capito? Allora, vabbè, a questo punto la colloco per me. Faccio le mie cose, faccio ascoltare, chi piace bene, non ho nessun tipo di obiettivo discografico, cioè proprio così. Ognuno fa poi quelle cose che gli fa star bene. Sì, sì, ma con questo concetto secondo me diventa che devono farlo tutti i musicisti. Perché se tu fai il tuo progetto, io posso sentire anche tue idee, capito? Il tuo modo. Non vengo per sentire come solo suoni, ma proprio com'è la tua musicalità, e ascolto, è un tuo biglietto da visita fondamentalmente. E non farlo è un po' sprecato, capito? Perché non sempre puoi suonare nei dischi dei grandi, o magari non ti capita, capito? Una vita, oppure ti capita una volta di suonare nel disco importante, poi magari non riesci a fare, però dopo non sai questo musicista come suona, qual è anche il suo modo musicale. Questo quindi potrebbe essere stranieri, un consiglio, esatto, nuovo per tutti quanti. Gli stranieri questa cosa l'hanno capita perfettamente. Non c'è un musicista che non ha un proprio disco, anche uno, cioè, che bisogna fare il 100, un disco che, insomma, faccia sentire il proprio modo di suonare, la propria musicalità, le proprie idee. Poi magari succede anche qualcosa, no? Sicuramente, è un ottimo consiglio. Direi di sì. Bisogna maturare, ovviamente, cioè non si può fare il demo, cioè bisogna cercare di lavorare bene per fare un progetto fatto bene. Questo è il consiglio, diciamo, successivo, non è la prima cosa che viene, bisogna lavorare finché... Deve essere un biglietto da visita, ma fatto con certo criterio, diciamo. Poi, bello e brutto, però chi se ne frega, cioè, nel senso, è importante che piaccia a te. Dici, io sono questo, io so suonare così, faccio queste cose qua. Bene, tornando all'esperienza in studio, no? Hai citato Lucio. Sì, perché sono finito il soundcheck e sono qua che grondo. Okay. Hai citato Lucio e quindi poi l'esperienza con gli Stadio, no? Tu succedi a Nanni, poi c'è stato il Gallo, c'è stato Massimo Scudera e poi eri tu. Sì, tra l'altro, esatto, quando nella stessa band compaiono due nomi come te, il Gallo, che io vedo proprio agli antipodi. No, per me il Gallo è il numero uno, cioè lo dico qua, il Gallo è il numero uno, un bassista così in Italia non c'è, perché lui ha proprio un modo di suonare, che soprattutto anche il timing che c'è oltre il suono, che a me ha colpito subito, cioè non è una leccheria, nel senso che proprio l'ho dichiarato anche in tempi, non so se c'è molto tempo fa, però ci sono anche altri musicisti molto bravi. Massimo comunque anche lui ha fatto il suo percorso, che poi dopo è andato nella band di Lucio, quindi sì, dopo lui si è spostato. Io sono entrato nel 91 nel tour di Siamo Tutti Defunti Inventati. Quando suonavi con Carboni in quei tempi? Suonavo con Carboni, Luca voleva prendere altre strade e io ho pensato che comunque non era più il mio posto dove stare per suonare. Pezzi bellissimi, amo Luca proprio come scrive, è un genio veramente, ha fatto delle cose meravigliose. Però sentivo che come musicista avevo bisogno di approdare a qualcos'altro, sì, di sentirmi anche libero, non costretto a essere dentro le parti costantemente, anche con gli Stadio. Noi siamo sempre un pochettino dal vivo, non rispettiamo perfettamente quello che facciamo nel disco. Forse questa è anche la nostra caratteristica. Cioè, chi viene a sentire i nostri concerti poi si trova che il pezzo è quello, ma c'è qualcosa di diverso.
credo che questo sia un buon approccio anche nel... Sì, ma è una libertà anche che... sentendo i brani, nel senso che sei veramente fortunato, non sei il turnista puro, ma hai... No, perché io ormai sono 25 anni, sono alla band, praticamente sono... Penso mi posso dichiarare stadio a questo punto, penso di sì. Perciò quando scriviamo, anche nell'ultimo album abbiamo scritto le linee insieme con Giovanni, scrivere una linea, lo sai, no? Cioè si suona, si trova l'incastro giusto, quando trovi l'incastro, che come dire, il brano sta in piedi solo con una bassa e batteria e la voce, no? Quando stanno in piedi così vuol dire che già funziona, poi ci metti le chitarre, ci metti tutte le varie cose, che i vari arricchimenti, e quello è già bello, perché comunque è cosa tua, cioè quello è tuo, l'hai fatto tu, non te l'ha detto qualcun altro. Poi c'è il consiglio, quello sì, magari segui Andrea, per esempio. Andrea Fornelli viene con un arrangiamento ben preciso, e perciò la linea di basso è già ben strutturata, poi io aggiungo delle mie cose, faccio delle cose, a lui le dica, se arriva Saverio Grandi magari le dè sulla ritmica, ci sono, ma magari se ci lascia più libertà, dice qui usateli, se produco il brano ovviamente faccio tutto, batteria, però poi dopo lascio anche lì la possibilità del musicista di esprimersi, che è importantissimo, cioè il musicista si deve esprimere, perché è un valore aggiunto, non bisogna lasciarlo frenato, perché magari ti crea una soluzione diversa, differente, che tu non avevi preventivato, tu e dici no, io, cioè magari lo fai con la tastiera, no? Scrivi con la tastiera il basso, oppure scrivi, magari non ti vengono delle cose che vengono proprio sulle corde, con le, no, ti vengono fuori, oppure ti viene una cosa così distinta che dici questa bellissima, teniamo. Questo è il modo di lavorare che abbiamo e che anch'io ho. E che preferisci. Sì. Guarda, so che poi ecco, i tempi sono strettissimi, quindi non ti tengo tantissimo, ma parlando prima di, diciamo, della tua esperienza, hai citato Lucio, no? E quindi quando si parla di Larva io penso sempre al polo bolognese, che era, diciamo, il polo che si distingueva fra Milano, Roma e poi c'era Bologna, e poi anche una parte Firenze, no? Adesso che questo collante enorme che era Lucio, diciamo, purtroppo è venuto a mancare, no? E mi chiedo sempre che succederà, perché da Bologna venivano fuori tantissime cose interessanti. C'è Cremonini, ci sono altri artisti interessanti, comunque Carboni è ancora attivo, che chiaro magari fa parte già, è a metà tra quella generazione. Secondo me è una questione di tempo, ma adesso ho citato Cremonini, ma ci sono anche altri artisti che adesso non mi vengono in mente in questo momento, però ci sono, che fanno, che lavorano, e poi sai che noi magari pensiamo che la musica vada sempre in quella direzione, no? Non è così, perché poi alla fine magari viene fuori qualcosa di elettronico, oppure un DJ che fa qualcosa di particolare, DJ sembra sempre una parola, però anche i DJ, comunque, anche se non è vero che poi non sono musicisti, perché essere musicisti poi è anche una questione di come i musicisti, ci sono DJ e DJ. Noi parliamo sempre di tecnica, no? Se uno sa muovere le dita, ma poi anche riuscire a organizzare i suoni, cioè creare delle strutture, no? Delle texture, no? Come le chiamano, no? Di tastiere, oppure non è una cosa così semplice come sembra. Cioè la scelta di mettere insieme delle cose, i suoni, non è e farli funzionare. E farli funzionare non è così semplice. In rete, diciamo, nel tuo canale gira un video del 96, no? Del Solo a Cesenatico. Un video tra l'altro in cui tu già utilizzi la Loop Station, sì. Quindi ti programmi tutto solo, interagisci col pubblico. Sì, sì. E è una cosa che già facevi 20 anni fa, adesso sì, si rivede, esatto, qualcuno si rivede. Io l'ho copiata da Giacomo, non è una cosa. Io la prima volta che ho sentito fare questa cosa di un loop ripetuto è nel Solo di Giacomo, Slang, il famoso Slang, l'ho sentito lì la prima volta e mi piaceva, ripeto, però io poi me la sono giocata con altre cose, tempi vari, io ho avuto dentro un po' di citazioni varie.
Quindi comunque, nel senso, l'approccio live, anche il fatto di far uscire il basso al di fuori da quello che è la struttura della band, sì, nel senso che penso che tu si, quello sia uno dei primi video in cui in Italia si vede una cosa del genere, fatto in un ambiente pop sì, rock, non è che capita spesso di vedere. Però questa è la libertà di una band, cioè è la possibilità che ti danno anche gli altri elementi del gruppo, Dan, Andrea, Giovanni, che ti dicono questo è il tuo momento, fai quello che vuoi, fai quello che... Poi mi consulto, mi sono anche sempre consultato, se mi piace, era bello, piaceva, io facevo questa cosa perché mi sembrava divertente, poi è anche il solo che faccio in questo tour, che ho cambiato totalmente, prima lo facevo su Acqua e Sapone, un pochettino, facevo un momento, eravamo compattato all'interno di un brano, adesso questa sera invece lo faccio completamente libero. Sì, libero, diciamo, c'ho un canovaccio, ma poi dopo mi improvviso, perciò ogni sera diventa una solo differente e a quel punto mi trovo questa libertà proprio che mi lascia proprio il gruppo di dire questo è il tuo momento, fai quello che vuoi. Lo so, non succede nella musica pop, però ho trovato apprezzamento dal pubblico e da altre persone che insomma mi dicono che è una cosa bella perché stacca, no? Cioè, perché da un momento, sì, da un momento diverso, se non di quella linearità che è comunque un concerto, no? Di musica pop. Poi noi abbiamo diversi momenti di assoli, tastiere, batteria, cioè siamo un gruppo, siamo dei musicisti e vogliamo suonare, ci piace anche suonare, non solo per dimostrare cosa sappiamo fare, proprio perché è bello anche esprimersi anche in quel modo lì, poi un assolo può essere più tecnico o meno tecnico, però è sempre un momento. È un momento. Ti faccio chiudere l'intervista, perché ribadisco i tempi sono stretti, con chiedendoti tre consigli che tu magari ti senti di dare a chi comincia magari la professione, lo vuol fare per professione, ai giovani ragazzi che si stanno approcciando anche a quello che è il mondo del pop italiano, sì, comunque. Quindi, visto appunto tanti anni di esperienza e di... ne ho viste tante, quindi sicuramente questa potrebbe essere una cosa che poi... Tre consigli, diciamo che... Se arriviamo a tre. Tre, vediamo, si prova. Nel senso, il primo sicuramente è quello di studiare, ovviamente, cioè di approfondire il proprio strumento, se parliamo del bassista, di approfondire il proprio strumento, di non essere impreparato nel momento in cui arriva l'occasione, perché questo è il problema, no? Quando arriva l'occasione. Non credo che sia questo il tempo che il musicista è impreparato, perché con i video c'è un sacco di materiale che si può imparare, tu fai lezioni, no? Cioè, nel senso, se uno vuole imparare qualcosa va a vedere su YouTube e trova le lezioni, io studio uguale, io continuo a studiare e vado a vedere i musicisti vari, a guardare cosa fanno, mi tiro giù delle cose, faccio ricerca musicale. Perciò questa cosa accresce il musicista, cioè il consiglio è quello di studiare e di approcciarsi allo strumento, soprattutto con il click, con il metronomo, cioè di studiare col metronomo, questo è una cosa importante, perché il timing del bassista deve essere, quella è la base, prima di fare virtuosismi vari, quello è il punto. L'altro consiglio è quello di trovarsi un manager, il terzo è un avvocato. No, direi che no, la cosa importante sarebbe quello di comunque approcciarsi. Adesso c'è anche questa associazione che si chiama Note Legali, sì, vorrei fare promozione a loro, perché si sono spesi tanto per poter portare e far conoscere questo mestiere. Musicisti di tutti i generi, cantautori, bassisti, chitarristi, chiunque, che gira nel mondo della musica per conoscere come funzionano le cose, i contratti, proprio la SIAE, cioè qualsiasi cosa, perché c'è molta ignoranza. Se uno poi si inizia a lavorare, non conosce i meccanismi, si trova poi in difficoltà, poi magari si sente magari sfruttato perché non viene pagato correttamente, oppure
E questa è una cosa, un'altra cosa importante, perciò direi che per esempio l'associazione fa un ottimo lavoro di informazione, perciò lo si trova su internet, sì, sì, note legali, andate sì. su Facebook, lo trovate, sì, è facilmente reperibile. Ma il terzo, direi, farsi trasportare dalla musica, diciamo, a fare quello che piace, cercare di suonare quello che piace, cioè se c'è qualcosa che è difficile suonare cose che poi non piacciono, almeno per me è così, io faccio fatica. Suonare quello che piace, io amo la musica talmente tanto che quando suono ci metto tutto, tutta l'anima, e questo viene avvertito sia da chi suona con te che da chi ascolta. Perfetto, chiudiamo quindi con questi tre consigli. Ringrazio Roberto per grazie la voi. Grazie a te. È stato un piacere, buon concerto. Grazie. A presto, ciao ragazzi. Ciao.